amici del Portale del Verde, ben ritrovati. Oggi andiamo a fare un video pratico, praticissimo. Andiamo a soddisfare una delle richieste maggiori che abbiamo noi al portale, che è quella proprio di consigli sulla potatura. Potatura dell'ortensia o idrangea, che dir si voglia, e lo facciamo insieme a un maestro. Qui siamo insieme a Paolo Zacchera, che ci spiegherà adesso come potare. Ma attenzione, faccio una precisazione. Non si pota adesso l'ortensia, siamo a giugno, l'ortensia in questo momento avrebbe voglia anche di mettere i suoi fiori, ma per esigenze di video, visto che non sempre riusciamo ad avere Paolo Zacchera qui con noi, che si presta con tanto di forbice a fare una potatura, abbiamo tra virgolette sacrificato una pianta proprio per voi, per farvi vedere come potarla, e poi dopo lei si riprenderà, giusto Paolo? Quindi non c'è dubbio. Non c'è dubbio, quindi andiamo a procedere adesso alla potatura. Cosa facciamo Paolo? Allora, prima cosa racconto una storia. Quando ho iniziato a coltivare le ortensie è venuto un inverno freddo. A un certo punto non c'era più niente sul suolo. Era rimasto il foglio di cerro che usavamo come per non fare sull'erba. Ho detto vabbè, finito, non coltiverò più ortensie. Un mese dopo le ortensie erano grandi così. Quindi da allora, qui è una pianta che durante l'inverno vive col suo apparato radicale. Noi l'anno scorso, se voi guardate questi rami legnosi, l'abbiamo tagliata a 5 cm da terra. Questo ramo qui l'abbiamo lasciato un pochettino più grande, ma non c'era nulla, c'era un vaso con dei rametti. Noi abbiamo asportato tutto quello che aveva cresciuto, tutto il suo sviluppo dell'anno precedente. Noi facciamo questo per facilità di spostamento della pianta per la vendita, ma perché noi coltiviamo delle ortensie non per la fioritura primaverile, scusate, ma per la fioritura estiva. Quindi la pianta dopo la potatura, che è il consiglio che noi vogliamo dare, perché uno nel suo giardino vuole avere la fioritura in estate della... Può comprare la pianta quando vuole, poi dopo del tempo, poi se si stagione realizza. Vedete questi rami che sono usciti da terra? Sì. È il ceppo di radici che ha cacciato questi nuovi rami. Quindi partono direttamente dalla radice. E se si ha pazienza, il ramo uscendo porterà il fiore al mese di luglio. Okay. Se io voglio un fiore precoce, non devo fare questa potatura, certo. Perché se io voglio una fioritura aprile, dovrò lasciare più punte possibili. Allora, vediamo, facciamo un esempio, Paolo. Voglio una fioritura precoce, ok? Quindi ad aprile, come dovrei andare a potare? Allora, io tolgo le vecchie vegetazioni. Chiedo scusa, adesso io sto intervenendo per togliendo è la potatura che dovrei fare quest'autunno su questa pianta. Quindi io tolgo il ramo che era già stato potato una volta, è stato potato una seconda volta ed è quindi un po' invecchiato, lasciando la parte legnosa, lasciando questi rami forti che nel frattempo si saranno un po' lignificati ora di settembre e che mi costruiranno la pianta dell'anno dopo. Allora, adesso, come aveva chiesto Alessandro, l'hanno ammesso che questa pianta qui si alzerà durante l'estate, dopodiché io farò una selezione di rami, quindi magari toglierò questo che è più debole, che si sovrappone, toglierò questo che è centrale debole e lascerò un numero limitato. Cioè la si apre un po' al centro. Esatto. Lascerò un numero, questa è la potatura che farei a ottobre, eh? Ok, certo, questo l'abbiamo detto. E una potatura del genere mi porterà una fioritura in quale periodo dell'anno? Precoce, quindi se in caso di forzatura o se siamo in riviera anche ai primi di aprile. E se no un 4-5 settimane prima in cui fiorirà questa, che non era ancora fiorita oggi che è il 9 di giugno. Quindi anticipiamo di una mesata, diciamo. Esatto, quindi ecco. Piccolo particolare, queste sono le foglie che la brina ha scottato il 20 di aprile. La pianta però, pur essendo stata bruciata, il freddo è stato significativo ma non terribile, ha continuato a allungarsi e a gettare il ramo. Per cui siamo al mese di ottobre, io ho ridotto il numero dei rami, magari ne posso togliere ancora uno, tolgo uno di questi due qua,
lascio la pianta molto più leggera rispetto, guardate quanto è rimasto a terra. Sì, sì, praticamente le abbiamo tolto più del 50%, sì, più o meno. E lascio questi rami perché sul ramo che rimarrà lignificato, quindi avrà la consistenza di questo ramo qua, partirà una gemma e fiorirà molto prima che non questa. Questo è dovuto, questi rami sono ripartiti dal suolo, si sono allungati in queste 8 settimane di 40 cm, si allungheranno ancora un 20 cm e porteranno il fiore, che però comparirà nella seconda metà di luglio. Bene, e invece se vogliamo proprio la potatura, quella chiamiamola drastica, per avere una fioritura, diciamo così, a giugno, cosa dobbiamo fare? Eccolo qua. Praticamente dobbiamo solo fare questa operazione. Praticamente abbiamo ridotto tutto a 10 cm. Questi rami qua, che saranno lignificati a mese di ottobre, saranno il supporto per nuove vegetazioni, ma dal ceppo usciranno altri rami nuovi che sostituiranno nelle stagioni successive quelli che noi abbiamo sacrificato. Quindi abbiamo visto come poter potare la nostra ortensia, diciamo che è un'operazione anche, se vogliamo, anche relativamente semplice, basta sapere come, no? Cioè, ecco, sapere. Sottolineo il fatto che non si tratta di una. Immaginiamo di avere un'ortensia come l'avevamo 10 minuti fa. Non si tratta solo di togliere tutte le punte, ma si tratta comunque di togliere i rami più vecchi, mantenendo l'aspetto generale, la forma generale della pianta. Bisogna sfoltirla. Sfoltire. Perfetto. Sfoltire anche per dargli anche luce, diciamo, anche alla pianta, per permettergli di avere una buona forma. Di rinnovarsi. Perfetto. Allora, insieme a Paolo Zaccar abbiamo fatto questo mini tutorial, abbiamo visto come potare la nostra ortensia idrangea, chiamatela come volete, e a questo punto lasciateci un bel commento in calce a questo video se l'avete ritenuto utile per voi e per gli altri, condividetelo nei social. Ciao e al prossimo video.